Durante l'assemblea pubblica sono stati numerosi i cittadini, i rappresentanti di associazioni o esponenti politici che hanno voluto prendere la parola per suggerire soluzioni o dare consigli e pareri sul futuro della Pineta. Comitato cittadino di Lido di Dante, riteniamo che la ricostruzione della Pineta Ramazzotti debba rappresentare l'occasione per progettare a tutto tondo il rilancio del turismo della nostra località, per troppi anni dimenticata dalle istituzioni. Non solo quindi ricostruzione, ma anche valorizzazione e promozione del territorio e soprattutto difesa e protezione della costa dall'ingressione marina. Ricordiamo che Lido di Dante ha una subsidenza record in regione di 2 cm all'anno. All'incontro di oggi sono presenti anche gli amici della Bassona. Si parlerà della Pineta, ma soprattutto penso si parli della spiaggia, è quello che interessa molto a noi perché è quella che la frequentiamo da 40 anni. Non è né una tradizione e non è né una consuetudine, è una pratica di vita, uno status, quello di vivere il mare e la natura fuori dai bagni delle marine con i salotti all'havaiana, oppure con gli sdraie e le tende fittissime. Noi rispondiamo al sindaco che ha ventilato l'ipotesi di chiusura della spiaggia legata alla ricostruzione della pineta, che le cose non possono coesistere, nel senso che la pineta è a 2 km dalla nostra, la pineta bruciata purtroppo in maniera catastrofica e villana, criminale. Dista 2 km dalle nostre entrate che facciamo in spiaggia, quindi noi non disturbiamo nessun tipo di lavoro, quindi lo riteniamo questo un pretesto ancora una volta, dopo le sanzioni che ci hanno fatto, che poi la magistratura ha sancito il nostro diritto a rimanere in spiaggia, che sia un pretesto ulteriore per punire noi stessi. La nostra proposta è quella di recintare tutta la zona in modo da poterla preservare da ingressi che potrebbero essere di persone che hanno intenti dolosi e renderla fruibile con visite guidate, né più e né meno di come avviene nel Boscone della Mesola, che è una zona di altissimo interesse naturalistico, dove l'accesso è consentito solo in certi periodi dell'anno, in certe ore della giornata, si accede, quindi possono accedere scolaresche a scopo didattico e qualsivoglia persona che abbia un interesse per il luogo, ma ciò deve avvenire, ripeto, in una situazione monitorata. Siamo per il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, tipo le associazioni venatorie che così tanto si sono distinte nel mese dell'albero in festa, con la piantumazione di migliaia di piante. La mia proposta, che farò all'assessore Guerrieri questa mattina, è quella di indirizzare la prossima edizione dell'albero in festa per l'anno 2013 alla ripiantumazione di questa zona, in modo che otterremo anche lo scopo di avvicinare scolaresche e bambini a un'area che non conoscono e di grande pregio. E in più favoriremo quello che è la ripresa che speriamo possa essere il più veloce possibile. La pineta è un bene di tutti, per cui va preservata e tutto quanto quello, le cose che saranno fatte per mantenere, preservare un bene di tutti, io credo che siano cose giuste, per cui io penso che qui ci sia una trasversalità totale per ottenere questo obiettivo. Allora, siccome a pensare male si commette peccato, però tante volte ci si azzecca. E adesso, oggi, parlate di prevenzione dell'incendio, di tutelare la pineta, oggi che è bruciata e non c'è più, oggi ne parlate, e di tirare su una recinzione per proteggere questa zona, io vi consegno la diffida, vi diffidiamo da recintare la pineta, perché quella è una zona pubblica. Voi per pubblico interesse, come ha detto il sindaco prima, in nome del pubblico interesse si può fare quello che si vuole. In nome del pubblico interesse lì sono quella recinzione di una cosa che non c'è più perché è bruciata, è già bruciata, dovevate pensarci prima. E dovete lavorare prima per difendere la pineta, non adesso che non c'è più. Per pubblico interesse voi potete fare quello che volete. Allora noi vi diffidiamo. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.